Bentornati regà, qua è Savix che vi parla e benvenuti per chi è nuovo nel canale ragazzi. Nuova versione della duplicazione stramassiva, faremo un veicolo ogni 30 secondi. Come al solito ci serve la base operativa piena di veicoli per buggarci, un amico che ci dà una mano e un veicolo per buggarci. Dovete avere la IC nell'arena ragazzi e i veicoli da sacrificare un po' dove vi pare. Quindi a questo punto ragazzi possiamo iniziare con il glitch, ma prima sigla regà. Ti serve un account moddato, ti serve un'aggiunta su Xbox o vuoi le complete moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Quindi, raga, iniziamo. Dovete far salire il vostro amico sulla moto, ragazzi. E quando noi saremo in questa schermata, che la base è piena, lui dovrà mettersi in questo switch di Franklin, ragazzi. Ok? Fondamentale. Quindi andiamo dentro la base e ci darà questo messaggio che è piena. Il nostro amico si mette dallo switch di Franklin. Noi a sto punto facciamo B o cerchio se giocate da play, raga. Scendiamo dal veicolo, mandiamo al deposito il veicolo. Gli diciamo al nostro amico di cliccare B o cerchio per annullare l'allerta e poi di scendere dal veicolo. A questo punto il veicolo despawnerà e lui sarà perfettamente buggato per aiutarci a duplicare, ragazzi. A questo punto vi richiamate in qualsiasi veicolo e andate all'arena. A questo punto ragazzi, una volta che siamo all'arena, vi richiamate il vostro com come ho già fatto io, lo mettete in questa posizione in modo che non ci dia fastidio. Dopodiché ragazzi vi richiedete un qualsiasi veicolo, non è indispensabile quale. Io ho preso la Sanchez che è la prima che mi è capitata sotto l'MC. E a questo punto gli dite al vostro amico di salirci sopra. Una volta che il vostro amico è sopra il veicolo, lo potete pure mandare al deposito e vedrete che il vostro amico rimarrà buggato sulla moto. Quindi a questo punto non ci resta che entrare all'interno dell'arena, ragazzi. Nel frattempo ne approfitto per dirvi di lasciare like, lasciare un commento, supportare Xavix, iscrivetevi al canale se siete interessati e attivate la campanellina per essere aggiornati, ragazzi. Vi volevo anche informare, per chi guarda i miei video, sono uscito dal gruppo, quello da circa 600 membri di Xbox, perché il founder di quel gruppo è veramente un maleducato, quindi io preferisco non stare dentro quel gruppo. Se qualcuno vuole vedere i miei video, li guarda direttamente o dal mio canale YouTube o dai miei canali Telegram. Quindi ragazzi, una volta all'interno dell'arena, prendiamo la nostra Issy e la portiamo in questa posizione. Allora ragazzi, se duplicate la Issy, come ben vedete, se la mettete in questa posizione non funzionerà bene il glitch, perché le porte non si chiudono bene. Se usate lo slam van track ragazzi, quello dell'arena, si incastra che è una meraviglia. Come potete vedere a me mi apre le porte. Quindi cosa facciamo ragazzi? Non è questo il punto giusto, ci spostiamo un attimo. Ve lo sto facendo vedere apposta per farvi capire ragazzi, ma glitch una volta che capite il punto è veloce e facile. Incastrate la IC in questa maniera come l'ho messa io, vedete ragazzi, e schiacciate il triangolo Y. Se vi fa teletrasportare all'interno vuol dire che l'avete messa nella maniera corretta ragazzi. Quindi ci mettiamo qua dall'angolino, triangolo o Y, ci proviamo regà e siamo all'interno. A sto punto ci facciamo il glitch: leggermente prima triangolo o leggermente prima Y, quindi Y e A, o triangolo e X praticamente assieme, leggermente prima Y o triangolo. A questo punto se saremo fuori con il veicolo avremmo fatto la prima duplicazione. L'unica cosa che ci resta da fare adesso ragazzi è fare la targa. Quindi ci richiamiamo il veicolo che vogliamo sacrificare. Vi ricordo che se voi avete delle Deluxe, con questo glitch lei si prenderà un valore di 3.800.000 se andate a sacrificare le Deluxe, raga. Io andrò a sacrificare una Issy per farvi vedere che avevo nella base, giusto per farvi vedere che cambia la targa, perché tanto poi io queste macchine le butto via, non mi servono a niente a me ragazzi. Quindi come potete vedere, una volta che chiamo il veicolo da sacrificare, aspetto circa 5 o 10 secondi, faccio scendere il mio amico dalla moto e sbadabam, raga, la targa finalmente è cambiata. Per salvare il veicolo entriamo dentro il com e facciamo freccia a destra.
Quindi ragazzi, a sto punto, se vogliamo continuare a duplicare, è semplicissimo. Non ci resta altro che riscendere dal com con la stessa ISI, chiamare il nostro amico, farlo salire sulla stessa ISI, ragazzi, dopodiché mandiamo al deposito la ISI, il nostro amico rimarrà buggato perché è glitchato, ragazzi, e a sto punto andiamo a prendere la ISI e la andiamo a mettere nel solito punto che vi ho fatto vedere. Allora ragazzi, all'inizio troverete un po' di difficoltà per capire come metterla, perché se la mettete di punta, come vedete, crea problemi. Quindi io vi consiglio di arrivarci direttamente di culo qui, regà, e tenere la ruota anteriore leggermente spostata da un lato. E come potete vedere, dopo un paio di tentativi che anche io dovevo capire un attimo la posizione precisa, effettivamente il glitch funziona e ci teletrasporterà fuori. Allora ragazzi, perché vi ho portato questo metodo? Perché questo metodo non serve la seconda macchina, quindi una volta imparato il punto dove mettere la ISI, il glitch diventerà velocissimo. Io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video, iscrivetevi a tutti i gruppi di Telegram, ragazzi. E niente ragazzi, io vi lascio e sbadabam al prossimo video, buona visione, ragazzi.